dopo tanta bellezza non possiamo continuare altro che con la bellezza. Quindi chiamerei la prima ospite della serata, la mia carissima Lucrezia Calucci. Eccola qua. Buonasera a tutti, buonasera Claudio. Buonasera, eccola grazie, la nostra. Grazie. Grazie mille. La nostra Michela, la fioraia di fiducia di Diva. Lucrezia, no, se no sembra di leggere le domande. Infatti, col mio copione, no? Tra l'altro. Col tuo copione, tra l'altro. Beh, lo metto così almeno dove va, non legge. Noi ci conosciamo già da tempo, abbiamo già lavorato insieme, abbiamo fatto diverse cose, al di là dei reportage, dei documentari Buongiorno Mondo. Abbiamo insieme a Chiappa la News, ci siamo divertiti e tantissimo. Anche Music Box. Music Box. Poi, giustamente, le esperienze vanno sempre ampliate. Poi sei approdata a Miss Italia. Ora io le tue esperienze televisive le conosco perché sei sempre stata al mio fianco, però Miss Italia è un po'. Ma lo buttavo fuori subito. Anche perché tre mesi abbiamo girato, insomma, in tre mesi abbiamo girato un po' tutta la Toscana, quindi. Pensa te. È anche un bel impegno, però una bella soddisfazione e una bellissima esperienza. Tutto è iniziato a fine maggio con un casting dove sono arrivata tra le prime. Poi ci sono state un sacco di selezioni dove in ogni selezione ho sempre preso una fascia, tra cui sono arrivata anche qualche volta prima, per esempio anche a San Giovanni Valdarno. Poi c'è stata la semifinale dove l'ho passata, siamo passate in 25, dalla semifinale abbiamo fatto altre 6 selezioni regionali. Sta anche all'Amporecchio, a Miss Brigidino, mica, Poi vabbè. No, alla finale sono arrivata sesta su Miss Toscana. Quindi anche qua, insomma, una bella soddisfazione. Insomma, erano abbastanza, Quanti erano? Una trentina. Sì, una trentina eravamo. Una trentina, si è alzata sesta. Sta parlando di Miss Italia. Anche se lei ci siamo conosciuti, pensate un po'. Ha messo un volto per lo spettacolo. Ha messo un volto del nostro caro amico Massimo Marini. Dove tra l'altro vinse il primo posto a livello nazionale. Quindi fu la Miss Nazionale di questo concorso di bellezza. Poi da lì è cominciata la nostra collaborazione. E ora eccoci qua. Sei sempre più bella. Grazie, migliorini. Ricominceremo un'altra volta a fare Buongiorno Mondo, i nostri appuntamenti con Castelli della Toscana. Ci potrete vedere in tutta la Toscana, andremo nei piccoli paesini per ripopolarli un po' e perché no, per dargli un po' di luce. Un po' di propaganda, diciamo, per il turismo, ok? Io ti ringrazio. Grazie a voi e che vinca la migliore stasera. Senz'altro. Vinco io, dammi il cuore. Thank you.